Aldo Pecora. Il bello della diretta. Abbiamo dovuto sequestrare l'adattatore per l'iPad a Salvatore Giuliano perché non ce l'avevo. Dunque, innanzitutto volevo ringraziare Riccardo perché quello che lui fa non è soltanto innovazione tecnologica, ma è innovazione sociale. Voler portare l'esperienza mia, che poi non è solo la mia, ma quella di un gruppo di ragazzi, vuol dire condividere anche comunque un obiettivo sociale comune, che è quello di sconfiggere la criminalità organizzata. Se riesco ad attaccarlo, voi potrete vederlo. Un attimo solo. Scusate. Allora. Ce l'abbiamo? Ce l'avete? Ok. Allora, partiamo. Dicevo l'obiettivo. L'obiettivo è sconfiggere la criminalità organizzata. Il problema è come farlo. Come farlo? Sicuramente non è una missione soltanto da delegare a degli eroi, a degli eletti, a delle persone che nella magistratura, come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Antonino Scopelliti, Rocco Chinnici, Rosario Livatino, Antonino Saetta, ricordiamoceli tutti i magistrati, vittime della criminalità organizzata. Non lo possono fare solo i giornalisti, non lo possiamo fare solo i giornalisti, non Peppino Impastato, non Giancarlo Siani, non soli. E lì ci sta il messaggio, ammazzateci tutti. Quello che ho scritto quando avevo 18 anni, 19 anni, e portato per le strade a Locri. Oggi sono un po' più grande, sono il fratello maggiore di questi ragazzi. E giro le scuole incontrando ragazzi della vostra età. A loro chiedo una cosa. E parto spesso da una domanda. Chiedetevi quello che c'è scritto lì. Mi conviene? Mi conviene cosa? Mi conviene stare dalla mia parte, dalla parte di Riccardo, dalla parte della gente per bene, dalla parte del ministro Profumo, dalla parte di chi ovviamente è contro la criminalità organizzata, perché la criminalità organizzata è contro di noi. Mi conviene stare da questa parte, mi conviene rischiare. E la storia che vi voglio raccontare oggi parte da qui, da Amsterdam. Allora, Amsterdam, città sicuramente famosa nel mondo per i mulini a vento, sicuramente famosa nel mondo per essere stata la città di Anna Frank, sicuramente famosa nel mondo per il museo di Van Gogh. Però diciamo che quando di solito vogliamo andare in gita, proponiamo Amsterdam per altri motivi. Questo è uno, per esempio, l'Ajax, la squadra di calcio. Questo è un ex. Tutti laziali, eh? Da interista mi permetterete lui, però. Vogliamo vedere come vi metto d'accordo tutti, sicuramente i maschietti? O anche questo. O anche questo. O anche questo. Allora, stiamo parlando di attività legali ad Amsterdam, ok? Però io vi voglio parlare di un'altra storia che è successa ad Amsterdam. Nel 2009 è passata da poco, da qualche anno, da poco più di un anno la strage di Duisburg, quando sono stati uccisi 5 ragazzi in una faida che aveva origine a San Luca, che è un piccolissimo comune dell'Aspromonte, della mia zona. Hanno trovato questo ragazzo qui ad Amsterdam. Lo hanno trovato in una bellissima casa, latitante. Lui si dice che sia l'organizzatore e l'esecutore materiale
di quella strage, ha ucciso ragazzi della vostra età, a 30 anni lo hanno arrestato ad Amsterdam, non a Reggio Calabria o a Palermo o a Napoli. Nel frattempo è andato via il collegamento, lo ripristiniamo subito. E la cosa importante però, torniamo alla domanda, mi conviene? Lo hanno beccato con 1 milione di euro in contanti a casa. Un ragazzo di 30 anni che sta dall'altra parte può avere una disponibilità economica liquida disponibile di 1 milione di euro. Io 1 milione di euro penso che se metto assieme me e tutti i miei colleghi precari non arriveremo a guadagnarli in tutta la nostra carriera, purtroppo. E siamo tanti i giornalisti precari. Forse lui credeva che gli conveniva stare da quella parte, 1 milione di euro. Questa è una immagine che conosciamo, è la nostra Italia. Però provando a guardare a fondo, noi in questo momento vediamo soltanto una penisola, ma proviamo a guardare a fondo, facciamo una radiografia. I raggi si fanno per trovare delle cose che di solito apparentemente non vediamo. Ecco, simbolicamente una lupara, un fucile, che è il problema vero dell'Italia. Questa radiografia dice che 150 miliardi di euro è il PIL della criminalità organizzata in Italia. Mafie, corruzione, evasione fiscale. 150 miliardi di euro sono un terzo dell'economia italiana. Stiamo parlando di criminalità organizzata, ma stiamo parlando di imperi economici, di società che hanno all'attivo milioni e milioni di euro, miliardi in alcuni casi. Si può fare, si può cercare di sconfiggere questi signori qui, si può cercare di colpirli in qualche modo e non solo con l'azione giudiziaria o di repressione delle forze dell'ordine, si può fare in altri modi, sì. Primo, rete. Rete è una parola che ha due significati. Il primo ovviamente per chi sta qui è il web, tutti noi usiamo internet ogni giorno, voi siete i nativi digitali, noi lo siamo e utilizziamo la rete, vuol dire anche rete di persone, fare rete tra di noi. In eventi come questi ci incontriamo con ragazzi come Federico Morello che stanno dall'altra parte dell'Italia rispetto a me, ma che sicuramente si batte per una sua iniziativa di natura appunto tecnologica, ma sono sicuro che facendo rete con lui possiamo riuscire a combattere anche la criminalità organizzata. E soprattutto la scuola. La scuola ha un ruolo fondamentale, lo diceva Giovanni Falcone. La mafia teme l'esercito, ma teme di più un esercito di maestri elementari. Questo per esempio è il nostro sito internet, ammazzateci tutti.org, vi invito a visitarlo. Noi l'abbiamo costituito dopo che siamo andati per le strade di Locri a manifestare, a esprimere il nostro dissenso. Abbiamo installato un forum su quel sito, al tempo non esisteva Facebook, la gente ci veniva a cercare, i ragazzi ci cercavano, volevano incontrarci, vedevano che eravamo persone normali e ci dicevano vogliamo combattere con voi, anche se siamo nati a Busto Arsizio, anche se siamo nati a Milano, anche se siamo nati a Torino e a Genova. Questo è Facebook. Concedetemi una piccola soddisfazione personale, perché chi è alla guida di questo movimento, avere 26.000 fan su Facebook per noi è un bel risultato, soprattutto dopo che abbiamo fatto chiudere tutte le pagine che inneggiavano alla mafia, le abbiamo segnalate puntualmente come contenuti offensivi e le hanno chiuse tutte. Adesso loro si ritrovano ad avere un numero irrisorio, soltanto 213 persone, però sono 213 persone che purtroppo hanno questi modelli dall'altra parte. Questa è una frase che diceva un Aldo di tanti anni fa quando andava nelle scuole. E i ragazzi ridevano di solito, perché dicevo che il problema è che arriviamo sempre dopo quando succedono i problemi. La legalità deve essere il preservativo e non la pillola del giorno dopo. È facile combattere la mafia quando succedono i fatti. Bisogna prevenire, bisogna sapere prima come contrastarla. E allora, Sallo. Gli insegnanti di italiano non ridiranno, però Sallo, tu Sallo, ragazzi, salletelo. Si può combattere, si può sconfiggere la criminalità organizzata. Lo dobbiamo a loro. La nostra Repubblica è fatta del sangue di migliaia di persone. Lo dobbiamo a loro. Non dimentichiamocelo mai. Quello che facciamo ci conviene. E io personalmente
lo faccio perché ci sono loro, i bambini. Voi siete già vecchi, ragazzi. Ci sono loro. Grazie. Aldo Pecora. Senti Aldo, si dice su Twitter, si dice sapevatelo. 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 Allora, prima...